Allora, come da voi richiesto e anche come io avevo intenzione già di fare, questo, come vedete dal titolo, sarà il video sulla mia collezione di smalti. Era tanto che lo volevo fare, ma non avevo sistemato del tutto la postazione. Ora, non è che in questo momento mi piaccia tantissimo, però diciamo che è quello che per ora offre il convento. Quei due dietro che vedete sono le due mensoline dove ho tutti i miei smalti e voi vedete solo la prima fila, in realtà è doppia. Per motivi di spazio pensavo che mi sarebbero bastate due mensole, invece praticamente per ogni fila c'è dietro la sua corrispettiva in pratica, quindi servirebbero altre due mensole. Appena vado all'IKEA e le trovo le compro. In ogni caso, volevo farvi vedere quali sono innanzitutto i miei smalti preferiti, che ora vi vado ad elencare, e dopo farvi vedere quindi in generale qual è la mia, diciamo, collezione di smalti. Allora, innanzitutto uno smalto che sto usando tantissimo e che è quello che ho su in questo video è questo qua della Kiko, che molti mi avete chiesto, ed è il number 243. E diciamo che essendo autunno è un colore secondo me perfetto per questo periodo, è un colore molto autunnale ed è della Kiko. Poi un altro smalto che adoro è questo azzurro, che diciamo è un azzurro abbastanza scuro, e questo è il numero 342, e tutti quelli che vi starò ad elencare sono comunque smalti che basta una passata, diciamo, per una stesura abbastanza omogenea e che non necessita di due passate, ecco, se no non rientrano tra i miei smalti preferiti. Poi della Essence invece io ultimamente sto amando questi due rossi. Questo qua è quello con tutti i brillantini, che lo userò sicuramente capodanno barra Natale, e comunque sempre sulla tonalità del rosso, e questi qua mi piacciono davvero tantissimo. Poi diciamo che un altro smalto che vi posso consigliare, allora, questo qua che è un azzurro Tiffany, che è il numero 389 della Kiko, e lo definisco tipo azzurro Tiffany, oppure un pochetto più scuro ma sempre con una stesura ottima è questo qua, sempre della Kiko, del numero 340. E questi erano in generale gli smalti che uso di più e che comunque hanno una stesura, per quanto mi riguarda, impeccabile al video totale della collezione. Io vi mando un grosso bacio e se avete richieste di altri video lasciatemele pure sotto nell'info box, lasciatemele pure giù nei commenti, che cercherò insomma di vedere quali video si possono fare. Un bacione e al prossimo video, ciao! Allora, come vi ho fatto vedere, ho cercato di metterli in ordine, guardando dal disegno della Kiko, in ordine insomma di colorazione, per avere un minimo di tonalità in ordine successivo, ma comunque non è importanza. Oh, questi qua davanti sono tutti Kiko praticamente, per cercare di farli in modo decente ho lasciato tutti davanti della Kiko, e dietro ho cose tipo base, smalti, questo qua è un gel rinforzante della Laila che è buonissimo, ve lo consiglio. Questo qua è il top coat della Essence, il primer per quando faccio la ricostruzione delle unghie, altri smalti Essence, Rimmel, comunque dietro sono altre marche. Anche questo è molto buono, che è una marca diciamo non conosciuta, ma la stesura è ottima ed è un arancione. E comunque qua, ecco, questo è ancora della Kiko ma non ci stava, ed è un rosino. Ok, passando qui in alto invece, quindi qua tutto Kiko, 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 li ho praticamente tutti. Dietro ci sono altri base o comunque rinforzante per unghie, questo qua è della Colors and Beauty. Dietro qua, vabbè, ho dei campioncini di profumo che tengo giusto per abbellire, diciamo, la zona dietro. Qua ho Essence, Rimmel, Kiko, Kiko, e questi qua sono tutti Essence, Shaka qui dietro, questi colori qua. Poi ho questo qua della L'Oreal, che è quello per fare, diciamo, il French, altri della L'Oreal per fare il French, ecco, diciamo che ho tenuto dietro per basi o comunque French queste cose, invece davanti
smalti, diciamo, normale, ad esempio questo per il crack, ne avevo un altro per il crack, se non sbaglio, eccolo qui, questo qua giallo. Quindi niente ragazze, questi qua sono gli smalti che ho e appunto adesso comprerò altre due mensoline in modo da mettere tutti quelli dietro su un'altra mensola e deve essere carino il risultato finale. E io vi risaluto ancora una volta e spero che vi piaccia. Se avete consigli per come sistemarli in un altro modo, fatemi sapere. Un bacione!